Maria Scarano di Polvere di Stelle, come nasce un abito d'epoca per la rievocazione storica del Toson d'Oro? Allora, la nascita di queste creazioni parte da uno studio sicuramente, da una coscienza e una conoscenza storica. Ogni passaggio ha un suo rigore, una sua tecnica. Sicuramente partiamo dal cartamodello, dallo studio del tessuto e quindi da tutti i passaggi che poi compongono questa realizzazione. Adesso vi faccio vedere come di solito posizioniamo i cartamodelli, che variano in base alla taglia, al modello dell'abito che scegliamo di fare. Viene posizionato sulla stoffa in maniera molto accurata, poi viene passato alla macchina, viene cucito, viene tagliato, c'è il taglio, poi c'è il passaggio alla macchina e poi c'è la realizzazione dell'abito in toto. Una realizzazione che parte però da uno studio storico. Sì, come tutto in questa sartoria parte da uno studio storico, perché noi insomma andiamo a rappresentare quello che è stato il passato e ci ispiriamo molto spesso a dei dipinti antichi, a delle fonti storiche insomma attendibili. E cerchiamo di andare a ricercare le stoffe con dei decori che richiamino l'epoca. In questo caso si tratta del 1700, ma trattiamo manifestazioni di tutte le epoche, quindi poi per ogni epoca c'è una selezione giusta da fare, quindi si fa campionato. Spesso scegliamo di andare nelle seterie di San Leucio, che sono una risorsa italiana di Made in Italy grandissima, conosciuta in tutto il mondo, e lì abbiamo dei tessuti di un livello tecnico e di qualità altissimo. Quindi noi cerchiamo, quando possiamo, di costruire tutti i nostri abiti con quel materiale lì. Tutto di seta? Anche tutto di seta, sì, in certi casi quando si può, sì, anche in base alla scelta del committente, perché molti abiti li facciamo noi di nostro gusto, anche per ampliare il nostro repertorio, però ci capita anche che per delle produzioni, degli spettacoli, vengano commissionati abiti con una scelta particolare, con un gusto particolare, perché magari il regista lo vuole tutto in un modo, e quindi noi ci attendiamo alla scelta del committente. L'abito del marchese e quello del principe sono più difficili degli altri, più ricercati? Allora, come difficoltà è la stessa. Sicuramente il principe è più giovane, quindi se tendiamo a dargli degli abiti con toni più chiari, mentre il marchese ha un'età un po' più adulta, quindi cerchiamo sempre di dargli l'abito col nero, con delle bordure un po' più cariche per accentuare anche questo dettaglio dell'età, che ci aiuta ai giorni nostri, perché adesso ci dobbiamo rifare anche a chi interpreta questo personaggio e quindi a farlo entrare nella cornice storica del Settecento. Quanto tempo ci vuole e quanto lavoro ci vuole per vestire 220 figuranti? Allora, quest'anno ci siamo scaglionati in due blocchi. Abbiamo fatto, però alla fine abbastanza in fretta, 2 settimane. Abbiamo fatto una settimana per la corte alta e una settimana per la corte un po' più giovane, e siamo riusciti a stare nei parametri che ci eravamo dati. Siamo stati bravi, devo dire. E per invece la costruzione di un abito può venirci anche un mese, dipende quanto è accurato il dettaglio magari delle passamanerie che usiamo, oppure la ricerca della stoffa, perché magari insomma può volerci un pochino di più, e poi i vari passaggi anche della messa a misura. Ecco, i due abiti principali poi vengono riproposti oppure rifatti tutti gli anni da capo? Noi cerchiamo su vasto di dare sempre una novità, di non mettere mai lo stesso abito al principe o alla principessa, e quindi di variare sempre. Può capitare magari quando non ci troviamo con le misure, perché questi attori che arrivano sempre un po' all'ultimo momento, ci cioè arrivano alle 8:15 e devono scendere magari per le 9, quindi noi quando possiamo realizziamo su delle misure un po' orientative e cerchiamo di dare sempre qualcosa di nuovo. Ci mettiamo tutto quello che possiamo, tutta il nostro impegno. Vogliamo vedere qualche abito finito? Sì, vi porto con me nel nostro atelier, dove c'è tutto il repertorio, e vi mostro un po' di materiale. Questo è l'abito destinato al principe Fabrizio Colonna, cioè Walter Nudo, quest'anno. Com'è stato realizzato? Materiali e modi di realizzazione?
Allora sì, quest'anno abbiamo preparato questo abito color grigio, un grigio perla, tutto in broccato con le applicazioni dei bottoni in argento, in metallo argento, e questa passamane di macramè, sempre con dei toni di un argento molto, molto chiaro, molto, molto freddo. Gli elementi che compongono questo abito sono sempre gli stessi, perché il taglio storico del Settecento compone questi elementi, cioè lo jabot al collo, i volant alle maniche, la giacca, il gilet e il pantalone, che porta un taglio a tre quarti sotto il ginocchio, dove poi vanno applicate delle calze bianche e la scarpa del Settecento con un leggero tacchetto, sempre un broccato molto decorata. In questo caso abbiamo decorato con dei cordoni per rendere un pochino più ricco, dato l'importanza del principe, e per finire c'è il cappello a tricorno a tre punte con la piuma, che diciamo dona molta, molta importanza, molta ricchezza a questo elemento del cappello. Questo è completamente inedito? Sì, questo è nuovo, è stato fatto apposta per lui, sperando che gli vada, ma sicuramente sì, perché ci ha mandato le misure, quindi tutto pronto per lui, lo aspettiamo. Tempi di realizzazione, cioè quanto ci avete messo a realizzare, disegnare, cucire? Come dicevo prima, un mesetto buono ci vuole per fare una realizzazione di questo genere, e poi poco più, poco meno, comunque l'impegno è quello.